Polletti. Ciao Polletti, questo è Electric. Amazon è uno zozzo. Io ho ordinato la tavoletta nuova con la base e per ora mi è arrivata solo la base. In uno scatolone giga enorme. Quindi non riesco neanche a immaginare quanto diavolo è grande. Solo la base. È probabile che la tavoletta arrivi o stasera o domani. Comunque sia, in questo video vedremo tutto insieme. Chi mi segue su Instagram saprà che io sto aspettando questo pacco in modo totalmente impaziente. Questi pacchi, perché me l'hanno mandato in due pezzi, perché io stupidino ho scoperto poi che su Amazon tu puoi scegliere di farti mandare tutto insieme quando i pacchi si incontrano. Non so come funziona, in poche parole loro riuniscono tutte le cose che ho ordinato e te lo mandano con un pacco solo, cosa che io stupidino non ho fatto. Quindi per ora abbiamo solo la base e adesso l'apriamo. C'è una vastità di vuoto qui dentro, ecco perché era così grande la scatola, perché è stato molto rinforzato da questo polistirolo. Ciao Polletti, ciao. Allora, vediamo un po' come si fa qua. Tiro su tutto insieme. Oh mio Dio, sembra che sia tutto in uno. Ma che diamine, non reggerà il mio tavolo questo affare, pesa un bordello. Ciao, come va? Come la va? Dico io. Quanti ciaspoli ci sono attaccati qui? Come potete vedere, la cosa bella di questa base è che ha i cavetti al suo interno, passano dentro la struttura che reggerà la tavoletta. La cosa è molto comoda perché li tiene in ordine, chiaro, ha sia entrata HDMI che DisplayPort. La DisplayPort è quella più OP, che permette quindi più colori e più risoluzione. E adesso, se è arrivata, andiamo a aprire la tavoletta. La tavolona! Ciao Polletti! È passato un giorno, come previsto. Speravo arrivasse ieri, invece è arrivata oggi, il giorno dopo. E oggi è? Che giorno è oggi? Mercoledì 9 novembre, giorno in cui spero di far uscire questo video, ma dubito. Abbiamo qui lo scatolone con due T della Wacom Cintiq da 27 pollici che metteremo sulla nuova base. Quindi mettiamoci all'opera. Inizieremo con l'apertura dello scatolone. E dentro lo scatolone c'è un altro scatolone! È una matriosca! Imballaggio perfetto, super estremo, super protettivo. Qui dentro, guardate quanto è grande! È la tavolona! Mamma mia, guardate quanto è bella! Guardate quanto è bella, mio Dio! Wow, è gigante, eh? Adesso finiamo di montarla e fissarla bene, che è meglio. Adesso vediamo qui che cosa c'è. Questo è per appoggiare la penna e non solo, anche il ricambio delle punte, identica a quella della Cintiq Companion che già avevo. Bellissima penna. E questo è il telecomando magnetico che si attacca vicino alla Cintiq, dove si possono impostare alcune hotkey. Io sono un utilizzatore della tastiera, quindi dubito che userò molto questo, ma comunque sia fa figo. Ed è magnetico teoricamente? Sì, quindi rimane lì. Anche qui? Hai capito! L'alimentatore con il trasformatore enorme, grazie. Sto riavviando un'altra volta a seguito della reinstallazione del driver, questa volta preso da internet però. Che ne so che questo CD non risalga avanti Cristo. Non dovrebbe, però. Ok, sembra che si muova la freccia, che funzioni. Adesso ci siamo, adesso ci avviciniamo. Sembra che tutto funzioni correttamente. Andiamo a fare un test, però vi metto da questo lato, così si può vedere la mia bella mano. Guarda la luce come dà fastidio. La spegniamo. Allora, sembrerebbe che, wow, questo affare mi sa che non lo userò mai. Perché con questo si zoom giracchiando qua, ecco. Facciamo vedere,
così. Hai visto? Figo, eh? E questa è la prima cosa che abbiamo fatto con la nostra tavoletta Cintiq 27. Si vede? Oh, adesso lo postiamo su Instagram. E poi montiamo questo video, facciamolo uscire. Ricordatevi i polletti? Questo era Electric. Però ancora più bello, questa era la Cintiq 27 pollici, oh mio Dio!